il gioco di Futurama! Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Futurama, il videogioco. A parte gli scherzi, benvenuti in quest'ultima puntata. Sono passate quasi 6 ore e mezza da quando abbiamo iniziato questo gioco e finalmente arriviamo alla lotta di Fry, quello che sarà il nostro ultimo incontro con questo gioco prima che io gli dia fuoco. Kibbles e Snouts, vuoi uno spuntino? Prova Kibbles. No. La lotta di Fry. Siamo di nuovo qui con Killerbot e ho appena notato che la parte sotto di lui è quella dove eravamo con Bender. Allora, ci sono degli interruttori. Io schiaccio tutto, visto che lui mi sta sparando. Allora, evitiamo i colpi. Dai, 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 dai. Perfetto. Oh, Killerbot, il robottone creato per uccidere gli umani, ha una mira incredibile. Ecco fatto. Dopo aver affrontato quei ventilatori con l'ele Bender, non ci penso neanche a farmi colpire. Domani mattina lo so, aia. Meno male che ti sei appeso. Allora, uno, aia. Dolore. Perfetto, questo è andato. E lì c'è una cura, meno male. Allora, dobbiamo... E niente, ripassare da qua, Fry. Allora, aspettiamo che quello finisca. Perfetto, non così mi curo. Ghiacciato. Allora, questo serve a qualcosa? No, non serve a niente. Questa è una telecamera? No, è solo uno schermo. Questa è una telecamera. Allora, ci sono un po' di porte, dei corridoi. Quello mi sa che è ancora il laserone, quello mortale. Altre porte numerate, altre porte senza numeri. Quella è un'arma, perfetto, ottimo. Che dire, Fry, qua ce l'ha uno. Bene, proseguiamo. Questo che numero è? Non lo so, credo il 2. Credo, perché è tutto buio. Allora, qua c'è la tessera numero 3. Qua c'è qualcosa che posso aprire? No, sono solo dei terminali di comando. Sì, quello è il nostro carissimo amico laserone. Attenzione. Oh, molto comodo che in sto posto... Che in sto posto tutto quello che c'è... Ok, aspettiamo. È un corridoio enorme con un sacco di nascondigli. Comunque, noto solo adesso che Fry è sempre in posizione... Che c'ha l'arma in mano oppure sta facendo il karate. Allora, prossima... non vedo. Prossima sequenza numerica. Allora, 1, 1, 2, 2. Ok, aspetta. Non ne sono sicuro. Dovrebbe essere 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Non ne sono sicuro. Quali altre opzioni ci abbiamo? E però non avrebbe senso. Sono tutti numeri. E sto cercando di guadagnare spazio, per quello continuo a fare start. Allora, 1, 2, 4. E infine c'è un 6. È inutile che ci sia un numero dispari, quindi dovrebbe essere 1, 2, è il suo multiplo, è il multiplo del multiplo, quindi 2, 2, allora non ha senso perché, continuo a ripetere, questo gioco dovrebbe essere un gioco per bambini e ci sono degli enigmi che sono troppo difficili per un bambino, quindi 8, 8, 16. Giusto? Come sempre al filo del rasoio. Quindi 2 per 2, 4. 4 per 2, 8. 8 per 2, 16. Perfetto. La railgun. Con questo spariamo un colpo. Con questo lo carichiamo e sono 4 proiettili. Perfetto. Non mi ricordo più com'è che si mira in questo gioco. Ai, ai, ai.
Come si mira in questo gioco? Oggi è mia giornata, capisci? Come si mirava in questo gioco? Dovrei trovare un nemico e provare a mirare. Ah, era R1 mi sa. Abbiamo trovato la 1, perfetto. Era R1, perfetto. Allora, la 4 non ce l'abbiamo. È da così tanto che non giochiamo con Fry che veramente ti dimentichi quali possa essere i comandi. Abbiamo trovato la tessera numero 2. Aspetta che qua... grazie. Che sennò ci crepo qui. Ma quindi, scusami, cosa mi serve caricarla se mi basta veramente un colpo per far fuori tutti? Cioè, la railgun è l'arma definitiva. Io non penso proprio che troveremo... Allora, la 3 era dove abbiamo trovato l'arma. Troveremo altre armi, E questo cos'è? Ah, munizioni. Munizioni laser. Grazie. Fry, stai zitto, guarda. Però il raggio congelante. Il raggio congelante. Certo, tutto quello che vuoi. La 2. Cosa c'è dentro? La tessera numero 6. Fa delle bibite, perfetto. Allora, la 6 dov'è la porta numero 6? Quindi la 6 dovrebbe trovarsi dietro la 1, forse. Oh, un altro enigma numerico. 0, 7, 2, 3, 5, what? Se la leggo al contrario, 4, 5, 3, vuoto. Non lo so perché c'è la sbarretta davanti, però... Se li prendo come ho pensato fino adesso, il gioco mi ha insegnato che devo dividerli sempre a blocchi di 2. Quindi 54, qualcosa col 3, 72 dovrebbe essere la tabellina del 9. Dovrebbe essere la tabellina del 9 questa, quindi 90, 81, dove sei? 81, dov'è l'1? Eccolo qua. 72, 63, 54, giusto? E un altro enigma è stato domato. Perfetto, io non ho idea di cosa succede se sbagliamo, tra l'altro. Boh, non abbiamo mai sbagliato fino adesso. Ok, di là c'è di nuovo il laserone. Perfetto. Lì c'è un nascondiglio, quindi vediamo cosa c'è. Cosa c'è qui? Anche qui c'è il laserone. Qua ci sono altri robot. Qui c'è la 7 che non abbiamo. Vorrei togliere questo rumore dalle mie orecchie, ma non è possibile, immagino. Allora, quindi facciamo così. Lui si abbassa, io mi entro qua. Entro qua. Finché spara così poco non è un problema in realtà. Il problema è quando non hai in linea di copertura e quindi sei soggetto al fuoco nemico. Siamo veramente vicini qua. Un passo fatto male ed eravamo morti. Perfetto. Allora, attiviamo la 6. Grazie. Facile di così. Addio al nemico. Qua non c'era niente, perfetto. Abbiamo trovato la chiave numero 4, quindi dobbiamo tornare di nuovo indietro. Grazie. Qua cosa c'è? I comandi del laser, immagino, perfetto. Disattiviamoli anche da questo... Scusate il singhiozzo lato. Perfetto. Vediamo, sicuro adesso appaiono dei robot, vero? No? Strano. Qua sì, però. Vorrei sapere che numero ci sia scritto qua. È tutto buio, gioco. È buio, non si vede. Non posso neanche illuminarlo con raggio, quindi... Sti cazzi, non lo sapremo finché non andremo a trovare delle carte. Allora, abbiamo trovato la 4, quindi dobbiamo tornare indietro di nuovo di qua. La 4 dovrebbe essere da questo lato. Esatto. Grazie, grazie. La 5? Può essere che quella fosse la 5? Ma stai zitto. Può essere benissimo, visto che qua non c'era niente. Altri nemici in arrivo? Guarda, io premo R1 a discapito di qualsiasi cosa. Tanto, st'arma sciotta.
Secondo me qua si sono resi conto. Abbiamo fatto un gioco del cazzo. Dai, facciamolo finire con un'arma overpower che veramente con due colpi uccide tutto. Era di là, giusto? Secondo me proprio ormai qua si sono arresi e hanno detto: ma sì, ascolta. Oh, era la 5. Anche se non si leggeva, era la 5. Mordicchio? No, peccato. Buongiorno, Qua c'è un mordicchio. Ti ho sentito. Eccomi qua. Un altro di quei cosini super intelligenti. Questa è la 7. Non mi conviene prendere tutta la cura da 100 per ora. Anche se probabilmente qui non ci tornerò più. Ora, dov'era la 7? Lo so che siamo a fine serie e veramente mi dispiace averlo fatto solo adesso, ma ho alzato un po' la luminosità perché sto gioco non è possibile che sia così scuro. Non è possibile. Ma stai zitto, scemo. Utilizzerò il mio raggio congelato. Ma quale raggio? Sei morto. Un checkpoint. Allora, questa trappolina ce l'avevamo anche con l'Ela Fry, non cadere di sotto. Non vedevamo del liquido verde da... boh, dal livello della fogna con Fry. Dio mio, Fry, che cosa hai fatto? Domani mattina sarò a pezzi. Guarda, puoi essere a pezzi quanto vuoi. Queste sono chiuse. Perfetto. È uno dei buoni. Eliminato! Aiuto! I nemici, ma dai. Ok, adesso dovrebbero essere tutte aperte, giusto? Vediamo se nascondono qualcosa. Allora, ho alzato un po' la luminosità perché veramente queste aree buie non si vedeva un gran cavolo di nulla. Quindi perdonatemi se l'ho fatto solamente a fine serie, ma veramente, veramente è inimmaginabile. Cioè, io non avrei mai immaginato che un gioco del genere avesse tutti sti problemi. Ho trovato tutti i mordicchi. Ho trovato tutti i mordicchi. Allora, vedi di non cadere, visto che hai trovato tutti i mordicchi. Allora, salta. Anche di qua. Ai. Perfetto, aspettiamo che quello lì soffia. Eccomi. Dall'altro lato, perfetto. Tutti i mordicchi sono stati trovati, quindi siamo a fine livello, immagino. Sì, perché qua c'è Killerbot. Sì, qua c'è solamente l'arena. Perfetto. Beh, direi di ricaricarmi. Dici che posso colpirlo da qua? No, ovviamente. Ah, sembrerebbe la stanza del capo. Il distruttore sta per uscire dalla modalità pratica sui bersagli. Il distruttore sta per iniziare la modalità uccidere gli umani. Ok, tutto quello che vuoi. Aia, ma sono appena uscito dalla cutscene. Ok, aspetta. Qua c'è una scatola elettrica. Spara. Qui, forza. Killerbot, dove cazzo stai sparando? Ma c'è un muro invisibile. Ma c'è un muro invisibile qua! Aia! Vabbè, ascolta, guarda. Ma che sul serio? Aia! Esci! Ma che sul serio? Hanno... sono in qualche modo morto. Allora, c'è qualcosa che non funziona in tutta questa storia. Allora, l'unica idea che mi viene in mente è che qui lui non mi prenda. In realtà mi ha preso, perfetto. Apriti. Ah, giusto. Devo schiacciare qua. Domani mattina sarò a pezzi. Perfetto. Ok, che cosa abbiamo qui? Abbiamo questo che non so cosa faccia. Non vedo. In ogni caso. Oh, fermo. Non vedo. Ma perché mi riaccazzo di cane, Fry?
Dai! Io non so come funziona questa battaglia. Dai, voglio riprovare. Allora, vieni, forza. Colpisci qua. Forza, bravo. Bravo, killerbot. Apri, Fry, bravo. Ok. Allora, una cura te la sei meritata. Apriamo lo sportellone. Guarda che ti spanno un bel po' di colpi. Tanto se li ho, quanti ne voglio. Anche lui però. Allora aspetta, vado a riprendermi un po' di cure, che per sicurezza non si sa mai. Ecco fatto, mi prendo anche le munizioni. Questo lo rischiaccio. Di qua, forza. Dai, ho quante munizioni voglio. Quindi tra poco morirei di sicuro. Forza. Aia. Sarò a pezzi. Forza, killerbot. Credo che i momenti in cui si apre sono solo quando schiaccio questo bottone a questo punto. Non so. Non vedo. Che cazzo, gioco. Dai, su. Io non so che cazzo sta succedendo in sta battaglia. Però abbiamo appena vinto. E così muoio come sono vissuto, da robot gigante. Giustamente. E vai! Yeah! Bella mira, Fry, ideale per far fuori quel perfido robot. Così un robot dovrebbe essere perfido solo perché vuole uccidere gli umani? Sei piena di pregiudizi, Lela. Voleva uccidere anche te, Bender. Sì, sì. Ma sta zitta. Ok, ragazzi, vengo giù! Vengo giù! Con la faccia meno credibile della storia. Guardalo. Cosa tocchi? Cosa tocchi? Ha fatto casino, eccolo qua. Bene. La macchina per i pancake è stata distrutta. Ed è caduta di sotto. Benissimo. Oh no, il rianimatore! Maledizione, d'ora in poi dobbiamo cercare di non morire. Grazie per avercelo ricordato. Ecco qua. Così il gioco ricomincerà all'infinito. Maledizione, mam, nessuno può uccidere il mio equipaggio all'infuori di me. Sei finita. È finita. Oh, per cortesia, non vorrai mica colpire una signora. Hai ragione. Allora farò così. Oh, hai rotto l'anca. Chi se ne frega? Così volevi Planet Express per controllare l'universo, eh? Beh, spero che il tuo malvagio piano sia saltato ora grazie al mio equipaggio in viaggio per il tempo. Ma devi vendermi Planet Express! Il tuo equipaggio ha detto che sarebbe accaduto e nessuno può modificare il futuro! E invece noi guardami, l'abbiamo fatto! L'affare è saltato. Oh. E se aggiungo il cappello? Quindi è stato il cappello l'artefice di tutto. Buone notizie. Buone notizie, ragazzi. Ho venduto la Planet Express a Mom. Finalmente è finito questo gioco. Dio mio, io non avrei mai creduto che un gioco del genere l'avrei odiato. Avevo un'aspettativa alta per questo gioco. Guarda quanti nomi. Senti Zoidberg sotto. Signori, grazie a tutti
per aver seguito anche, scusate, anche la voce mi sta morendo, anche questa serie. Noi ci vediamo la prossima volta con un altro gioco della PS2. Ragazzi, davvero, grazie di cuore. Noi ci vediamo questa sera sul sito Viola in live. Statemi bene e buona serata. Ciao!